Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un cane agile e velocissimo. Oggi vi presentiamo il Greyhound. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Greyhound, da noi chiamato anche levriero inglese, appartiene soprattutto al gruppo dei levrieri ed è un cane da caccia a vista. Le sue origini sono un po' incerte, si pensa sia originario del Medio Oriente, sebbene rappresentazioni della razza siano apparse addirittura negli affreschi dell'antico Egitto trovati nelle tombe. La razza si è poi diffusa in Europa, dove ha trovato tantissimo apprezzamento in Inghilterra. Oggi è paragonato ad un cavallo da corsa, per il mondo canino riesce infatti a raggiungere anche i 70 km all'ora. È il cane più veloce al mondo! Curiosità. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia medio-grande, con un corpo muscoloso e armonioso, ha un'andatura silenziosa ed elegante. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino ai 76 cm al garrese sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso non è indicato allo standard, ma comunque idealmente oscilla tra i 27 kg fino ai 40 kg. Il suo pelo invece è corto, poco folto e sottile. Le colorazioni del mantello possono variare e vanno dal nero, bianco, rosso, blu, fulvo, incolto, tigrato oppure uno di questi colori ma pezzato di bianco. Si tratta di una delle razze più facili da curare per quanto riguarda il mantello. Perde pochissimo pelo ed ha bisogno solo di una spazzolata occasionale. Il levriero inglese è un cane dalla dolcezza infinita, sensibile e molto empatico. Il suo temperamento è molto equilibrato e si tratta di un cane particolarmente disciplinato, ma allo stesso tempo possiede un carattere molto forte e vivace. Amerà la sua famiglia e soprattutto si attaccherà tantissimo al suo padrone. Ha bisogno di una persona amorevole che lo coccoli e gli dia tantissime attenzioni. È un cane che ama la vita d'appartamento, adora condividere i momenti di relax sul divano, in compagnia del proprio padrone. Il loro istinto da cacciatore è però sempre presente, per cui ha bisogno di svagarsi facendo almeno due uscite giornaliere e soprattutto recarsi in grandi spazi aperti per poter correre liberamente. Il Greyhound può essere consigliato anche come primo cane, ma con la premessa di essere seguiti da un addestratore esperto. Infatti possono risultare un po' testardi e per questo hanno bisogno di una figura di riferimento che sia autoritaria e coerente. Comunque si tratta di un cane che si trova a proprio agio con i bambini, verso gli estranei può risultare un po' sospettoso e distaccato e può non apprezzare la compagnia di altri cani, soprattutto se non ha socializzato bene nei primi mesi. Non avrà problemi invece in caso di convivenza con altri cani. L'età media del Greyhound è molto variabile. Varia dai 10 fino ai 14 anni, gode di un'ottima salute generale e non sono noti particolari problemi di salute ricorrenti. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza dal carattere frizzante come quello del Greyhound. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!